Ciao gente, io sono Xana Kobe e oggi siamo tornati sulla Domenica Wakfu. È da ben 2 settimane che non pubblico una Domenica Wakfu perché è un anno molto occupato, ecco. Oggi andremo invece di continuare con l'avventura perché mancano certe emoticon e la cosa che mi preoccupa è queste emoticon le possiamo avere solamente dopo aver fatto il tutorial? Anche se io in realtà vi avrei fatto vedere che ho fatto il tutorial, ma in realtà non l'ho fatto perché è una lunga storia con il mio personaggio. E spero che queste emoticon le si possano avere anche per chi non ha fatto i tutorial. Oggi noi andremo da Miranda. Allora, vi spiego la nostra missione di Kelba, ecco. È una missione che si ottiene dal livello 65 in poi, se non sbaglio, allora. Avete presente l'episodio di Wakfu, quello del re dei corvi? Insomma, è la stessa cosa, immagino. Insomma, questa missione, come abbiamo fatto nella scorsa volta, abbiamo parlato con 2 tizi. Poi ci hanno detto di andare da Miranda. E ora bisogna informare Miranda della nostra partecipazione nella convoy. Convoy, che non so cosa voglia dire. Lasciate stare questa roba che riguarda per sbloccare il personaggio nuovo. E ce ne vuole tantissimo per sbloccare il personaggio nuovo. Ma noi ora andremo a fare la nostra avventura, quella secondaria. Bisogna parlare con Habi, non è lui, no? No, lui è Babrok. Bisogna parlare con un altro tipo per ottenere certe informazioni. Dove si trova? Ah, giusto, se non attivo la clessidra. Compasso, clessidra, insomma. Qua. Ah, praticamente con il capo. Questo. Ora bisogna portare, o insomma recuperare un pacco al porto. Questo cos'è? Cos'è un shushu? Ma io so cosa sono gli shushu. Che non ricordo se si diceva shushu o shushu. No, o shushu o in un altro modo, insomma. Bisogna andare al porto se la mappa non si bugga. Ah, wow, questo cos'è? È un boss medio. Tra l'altro, vi voglio far vedere che è una bella notizia. Sono riuscito a recuperare il mio account di Dofus Pet, perché a quanto pare l'avevo perso, ero entrato con un altro account e non potevo prendere il mio micio, il micio Brachmarian, che dà 15 di vita e 30 di Rare Mastery, ora che l'ho fatto anche un po' levellare. E non solo, con il mio altro account sono riuscito a dare un altro micio a questo account. Il Bontarian Mau Mau, Mau Mau Mau, questo micio. E li faccio levellare una volta al giorno. Perché non levellano? Perché gli ho dato da mangiare ieri sera, giustamente. O forse sì, boh. Questo levellerà. Se non lagga. 50 XP. No, ora basta. Bisogna dargli da mangiare una volta al giorno. E una cosa per uno di voi che ha scritto nei commenti: stranamente io non riesco a cambiare nazione. Non ci riesco io. Non ci riesco. Resterò per sempre di Brachmar. A me Brachmar non mi piace. Cioè, all'inizio mi piaceva Sufokia, ma ora preferisco Bonta. E perché sono sceso? Perché, boh. Dove cosa? Ah, questo. Ah, proprio la cinematica. Ehi tu, di là. È tutto pronto? Shh, silenzioso. Silenzio. Ah, è un po' stressato il vecchietto, eh.
Che dobbiamo fare? Kelba Minko Spec. Bisogna proteggere. Lui o i dragacchini? Ah, bisogna proteggere proprio lui. Guarda questa mappa e leggi. No, impara le. Le isole. Impara a memoria, insomma. Figata. E queste sono emoticon, ma noi non le abbiamo, quindi. Ok, pigliamo i dragacchini. Ok, bisogna in poche parole trasportare questi tre pacchi dietro. Non so come si chiamano, carrelli, carricole. Ecco, lo schiaffo addirittura. E beh? Ah, ok, siamo arrivati. E dobbiamo proteggerli tutti da questi banda di Rictus. Cioè i banditi, insomma. Sembra che stanno parlando di rubarci. Prendere questo pacco. Il convoy. Non so cosa sia. Non mi interessa. Puoi aiutarti. Combattiamo. Oh no. Sì o no? Ah, ok. Camminiamo, camminiamo, camminiamo. Ah, ora possiamo combattere. Catch. Ma catch non è prendere? Mystery box, no? Devi formare. Devi fermare. Ah, mi sa che devo. No, non. Mi sa che non ho capito niente. Devi fermare la scatola. No, sono troppo stanco per tradurre, ma mi sa che devo proteggere questa scatola e basta. Questo chi è? Ah, è il mio mercenario. 1080 di vita, vabbè. Anch'io ho 1080, ora che ci prendo. Due mercenari. Allora, hanno le mosse degli Yop. Credo che dobbiamo ammazzarli come ogni altro combattimento. Eh già. Ah, allora, easy. Così almeno avrò il modo di vedere quali mosse c'ha lo Yop. In futuro, chissà, forse lo piglio. Ah, questa mi piaceva, ma non posso usarla. Questa non so cosa faccia, mi piace. Sì. Sembra che soffrano al fuoco loro. Ecco, infatti. Spero che io possa usare le mosse mie e non quelli degli io. Mi sa di sì, in effetti. Oh, bella. One shot tutti, dai. Per sicurezza. Boh, non lo so. Per sicurezza sì. Ah, così. E l'altro? Boh, l'altro così. E ora? Ah, ok. La Madonna! Hanno il segno degli. Come si chiamano? Ecaflip. Hanno tre segni degli Ecaflip. La Madonna, quanto sembrano potenti. E io posso mettere i miei sidekick? Spero di sì. Spero. Allora, questo non mi ricordo cosa faccio, ma sembra ok e. Il tech non mi serve. No, vabbè, lo tengo. Non si sa mai. Sembrano bestiali questi. Ma. Cioè, ora vuoi dirmi che non ho i miei alleati? Tipo? Cioè, quelli là, quelli. No, non ho i miei tre cosi. Forse perché ho messo i sidekick. La Madonna! Sono bestiali questi. Che perdo.
Oh, finalmente. È stato un pochino... Lo ammetto, è stato un... Ah, proprio come nel cartone. Come su Wakfu, insomma. Allora, lo ammetto, è stato un pochino difficile. E non me l'aspettavo. Cioè, questo sarebbe un boss. Immagino. Worst night. Insomma, io so già chi si nasconde dietro quel becco. Ed eccoci arrivati al boss finale, immagino. Il re dei corvi. E non chiedetevi chi è questo qua, perché è una lunga storia anche questo. Grazie per la cooperazione, per la tua cooperazione. Perché? Non ditemi che ora devo batterlo, perché sarebbe... Ah, ok. Forse al prossimo episodio lo combatteremo. E sembra essere di livello difficoltà massimo. Insomma, questo qua è una persona, sì. Bisogna andare e vedere, strano, Cabrok allo shop. Ma io direi che per oggi può anche bastare così, perché... dov'è me lo segno? Ah, ok. Cioè, credo che per oggi possa bastare così, perché... è stato molto bello, è da anni... No, non è vero. È da tempo, più che altro, che non facevo un combattimento così bello. E quindi niente, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, condividete per supportare, scrivete qualcosa nei commenti se avete qualcosa da commentare, noi ci si vede alla prossima, ciao!